Verso le 2, 2 e mezza così, i cani hanno iniziato ad abbaiare e a fare un po' di movimento. Sono uscito e c'era nel cantiere qui di fronte la luce accesa, che hanno il faro con la fotocellula. Era entrato tagliando gli spessi teloni del capannone dell'azienda Basei Fulvio di Via De Marchi a San Vendemmiano, il diciottenne che è stato arrestato in flagranza di reato per furto. Il bottino, 4 taglierini e uno scalpello. L'agitazione dei cani del signor Walter, che abita a pochi passi dalla rimessa di materiale edile, hanno allertato l'intero vicinato. Ho chiamato il 112 e ho parlato con il carabiniere di servizio. Mi ha detto che erano già stati avvisati e che erano già sul posto. Dopo sono arrivate altre 2 pattuglie e questa sì, ho visto che avevano preso un ragazzo e l'hanno portato in caserma per gli accertamenti. È arrivato il proprietario del cantiere, ha detto che avevano tagliato il telo in 2 posti. Non hanno portato via niente perché non c'è niente da portare via, ci sono materiale edile da lavoro. Non il solo colpo tentato di mettere a segno da parte del ragazzo nella nottata. Circa un'ora prima di introdursi nel capannone dell'azienda edile, intorno all'1:40, aveva provato a entrare in un'abitazione di via Risorgimento, poco lontana dal ricovero di materiali. Saltata la rete che costeggia un fossato a bordo strada, incurante delle videocamere di sicurezza e dell'allarme perimetrale installato dal proprietario della casa, il giovane ladro ha tentato di entrare dal garage. Scattato l'allarme, il diciottenne si è presto messo in fuga, seguito dal proprietario di casa mentre impugnava una pila nel tentativo di identificarlo. Una fuga rocambolesca che lo ha portato a cadere nel fossato e storgere uno dei paletti che delimitano la strada. Fermato e perquisito dai carabinieri della compagnia di Conegliano, il ragazzo ha restituito al proprietario dell'azienda la merce rubata. Una volta chiarito il quadro della vicenda, il giovane è stato tratto in arresto con successiva reimmissione in libertà su disposizione della Procura di Treviso.